Ciao 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 a tutti ed eccoci pronti a sfogliare ancora una volta insieme il nuovo catalogo Bonprix. In partenza la tua guida ai nuovi look da mettere in valigia è qui. E andiamo a vedere subito cosa ci propone come look per vacanze il nostro amato catalogo Bonprix. Andiamo subito a vedere, qui vediamo delle casacche, i prezzi come vedete sono sempre molto molto convenienti. Sono di moda tanto questi pantaloni ampi per la gioia di chi come me non sopporta costrizioni troppo strette in vita. Abitini, vediamo ancora degli abitini, dei pantaloni ampi. Giallo vedo che è tornato alla grande quest'anno. Anche questa casacchina molto carina. Abitini, anche queste fantasie di fiorellini minuti. Un po' stile provenzale sono tornati di moda, così come quest'altro tipo di fantasia che ricorda un po' l'abbigliamento degli anni 70. Qui abbiamo delle calzature. Guardate questo completino per voi giovani. Il jeans intramontabile. Bellissima questa tuta, veramente molto molto carina, poi deve essere veramente comoda anche da portare. Ma queste invece sono la mia passione, gli abiti lunghi, anche se in realtà questo è un completo, casacca e gonna, però l'apparenza è quella dell'abito lungo. Ancora abiti, ancora completi. Qui ci sono tutta una serie di accessori che vanno dalle borse, agli orologi, al poncho, gli occhiali, i nastri per capelli. È proprio un catalogo veramente completo. Tra l'altro mi era arrivato anche un'offerta per un 10% di sconto via mail. Devo andarla a recuperare e vedere se c'è qualcosa qui su questo catalogo di cui non posso assolutamente fare a meno. Naturalmente sto scherzando. Ci sono veramente tantissime soluzioni per rendere le nostre vacanze frizzanti con qualcosa di nuovo, perché è sempre bello avere qualcosina di nuovo da portare con sé in vacanza. Bella anche questa. Senza spendere delle cifre folli, naturalmente. Se vedete qualcosa che vi interessa, lo sapete, fate il fermo immagine e poi potete guardare con più calma. Io non voglio dilungarmi più di tanto. Mi fermo, magari mi soffermo sulle cose che mi attirano di più. Che bel fisichino, una volta ero anch'io così. Beh, ogni cosa ha la propria età. Giubbini di jeans. Il giubbino di jeans è un altro di quei capi come il tubino, l'abitino a tubino nero, è un capo che non, diciamo che non può mancare nel nostro armadio. Il tubino nero, un giubbino di jeans, un blazer, i jeans naturalmente, il pantalone nero, sono capi che non possono mancare. Non possono, non è che assolutamente con la pistola puntata dovete averli, però diciamo che sono dei capi passepartout. Molto bello questo abito. Quanto costa? Vediamo un po'. 32,99. Carino, molto carino questo. Qui andiamo, mi sa, un po' più sul classico. L'abito à pois, a me è sempre piaciuto l'abito à pois, la cosa buffa che invece mio marito odia il pois. Quindi ho un bell'abito, un bell'abitino blu con pois bianchi, non così grandi. A me piace tantissimo e lui non lo sopporta, però io lo metto lo stesso. Quanti belli abitini.
Che bello questo, con questo nodo qui sul fianco, carino, 12,99, pensate, veramente sono prezzi abbordabili. Questi sono tutti abitini molto carini, molto belli, molto freschi. Jeans sempre, ecco questa linea, la John Banner, è quella più che altro dedicata ai jeans. Bello quest'abito di jeans. La salopette era di moda tantissimo negli anni 70. Io mi ricordo ne avevo due, una rossa e una gialla, e una di jeans naturalmente. Si vede che sono tornati di moda i jeans per tutti i gusti e per tutte le lunghezze. Ancora abiti rosso, sempre molto molto di moda. Qui andiamo sullo sportivo, look sportivi casual. Ecco questo l'avevo notato quando l'ho sfogliato, questo completo mi è piaciuto molto, un completo per wellness, deve essere proprio pratico, ma anche da usare in casa per l'autunno, mi piace molto, mi attira. Deve essere veramente molto comodo, molto morbido. Qua abbiamo calzature, ancora le terribili infradito. Che belline le ciabatte Mickey Mouse. Carucce. Ancora le espadrillas che sono perennemente di moda. Ancora espadrillas. Questi abbiamo, questi copricostume con la spalla scoperta, li trovo molto sexy. Bikini, tanchini, i tanchini fantastici per coprire la pancetta, anche questo, un tanchini ad esempio, anche questo. Poi ci sono, vabbè, gli abiti da bagno addirittura. Ancora tanchini, costumi interi, copricostume. Quanti costumi. E qui invece siamo nell'intimo, devo fare un po' di rifornimento di reggiseni, ma anche voi l'elastico del reggiseno si smolla così facilmente come a me? Cioè, ho preso 3 reggiseni della Liabel un anno fa e già sono importabili, nel senso non portabili, sono smollati proprio l'elastico sia del girobusto che dello spallino. Camicine da notte, che belle queste con la giraffina, veramente graziose. Camicie da notte, completini, pigiamini. Qui andiamo sui maschietti, guardiamo solo il modello che è molto carino, ma gli abiti non ci interessano. Ecco il modello, la barba. A me piace molto l'uomo con la barba, infatti mio marito ha la barba e guai se la taglia, non se, meno male che piace anche a lui. Così anche il signor, questa volta ci sono parecchie pagine, ecco vedete questo pischello senza barba, già mi entusiasma meno che l'uomo barbuto, molto più affascinante. Pischello ancora, i bimbi, c'è qualcosa anche per i bimbi, qualcosa anche per la casa, tendaggi, cuscini e quant'altro. E siamo alla fine del catalogo, mi fermo qui perché penso che anche qui ancora oggettistica per la casa, perché nell'ultima pagina c'è il mio nome, il mio indirizzo, quindi opportunamente non lo mostro. Spero vi sia piaciuta questa galoppata negli outfit da portare in vacanza. Io vi ringrazio per la visione, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!